Bene, ditemi se si sente tutto a posto. Iniziamo questa sera la diretta. Allora, intanto, grazie, grazie mille Anna Tamburini, Enrico eh, per questa opportunità. Questa sera. Eh, abbiamo la seconda puntata della rubrica Il mondo dei sogni dedicata agli incontri con i defunti in sogno. Allora, ci sono <ride> diversi sogni in cui noi incontriamo i nostri defunti e eh, molto spesso le domande che mi vengono posto, poste riguardano il fatto che fosse o non fosse la, davvero la persona che abbiamo perso che è venuta a parlare con noi. Quindi eh, le domande eh, me le potete scrivere, ma cercherò di rispondere bene o male alle domande più frequenti che mi vengono poste in questo senso, perché Ripeto, i sogni in cui noi incontriamo i defunti possono essere veramente tanti. Quindi ci sono i sogni in cui i nostri cari eh, ci appaiono e ci dicono non ti preoccupare, va tutto bene. Oppure i sogni in cui i nostri genitori magari ci ricordano che eh, abbiamo quell'opportunità lì, oppure ti ricordi come abbiamo fatto quella volta. Prova a fare così ancora, eccetera. Ce, ce ne sono tantissimi. E poi ci sono quelle esperienze che sono talmente, che sono reali, non talmente reali, ma sono percepite talmente vivide e talmente eh, vissute, che sono qualcosa di diverso. Quindi io ho messo un titolo che dice che la morte non ci separa, perché a tutti gli effetti è così. Quindi io volevo fare una premessa in questo senso, sul discorso della morte. Allora, eh, è chiaro che non c'è eh, esperienza umana che sia più eh, difficile o che ci colpisca in modo così profondo, come l'esperienza della morte. La perdita di un nostro caro, specialmente se è un nostro caro, eh, diventa insostenibile. Noi abbiamo una marea di strumenti per gestire i conflitti come il tradimento, le cinque ferite biologiche. Abbiamo gli strumenti, la psicologia ci fornisce degli strumenti per cambiare e migliorare la nostra vita, insomma ce ne sono tantissimi. Però quando ci troviamo di fronte alla perdita di un essere caro o anche di un animale che ci ha fatto compagnia per tanto tempo, con il quale abbiamo condiviso le nostre esperienze, lì avviene un terremoto, siamo destabilizzati, ci manca la terra sotto i piedi e non sappiamo più che cosa fare. Quindi è, un, è uno shock, è uno shock. Ci mette davanti eh, al nostro limite fisico, abbiamo un corpo e sappiamo che questo corpo ad un certo punto eh, si spegne. Smette di funzionare. Quindi io mi ricordo mia mamma al funerale di mia nonna, mi guarda con uno sguardo triste e mi dice: Quando muore un genitore, tu lo sai che il prossimo sei tu. E quindi è una cosa biologica, insomma. Il più vecchio, poi quello che sta diventando vecchio adesso, eccetera, eccetera. Quindi. Eh, la perdita ci mette di fronte al limite fisico, però dove c'è amore ci mette anche davanti alla nostra eternità, al nostro essere eterni. Eh, ci sono delle relazioni che mostrano, fra defunti, cioè scusate, fra defunti, delle relazioni che hanno delle persone con i loro cari. Che rendono ben chiaro il concetto che non esiste la separazione. È solo che queste persone cambiano forma, cambiano stato di coscienza. Quindi, eh, mh, guarda un attimo: su questo discorso, su questo paradosso, in cui. Eh, noi ci troviamo di fronte al limite fisico, ma abbiamo anche l'opportunità di vedere che eh, siamo eterni, che quindi il nostro caro continua a vivere, eh, diventa proprio un, un paradosso. Ma come? Eh, sono state molte le culture che hanno indagato su questo, che hanno studiato questo fenomeno, specialmente mh, le culture orientali. Nei Veda già si parla, si parla di questo. Il Veda, eh, i Veda sono, è la mitologia eh, indiana, la mitologia dell'India, del buddismo. Sono scritture utilizzate non solo nell'India ma in molti altri paesi orientali. Il, il, veda, eh, il veda significa vedere, conoscenza. Quindi eh, i veda esprimono la conoscenza che qualcuno ha visto. Quindi il vedanta è colui che vede. Quindi non è una scienza da spiegare, è un dato di fatto la trascendenza nella meditazione, gli stati di sogno e di viaggio astrale di cui eh, i Veda si intendono molto bene, specialmente anche i monaci che fanno molti ritiri o che si chiudono in una grotta o che si allenano ad avere la lucidità del sogno per attraversare il bardo e andare a trovare i loro maestri che sono trapassati, lo sanno bene. Non lo spiegano come funziona, lo danno come dato di fatto. E questa cosa già mi piace. Come in Tibet non esiste la parola sì e no e non esiste la parola miracolo, mi ci ritrovo bene eh, nel Vedanta che vede e basta, vede e crede perché c'è stato esattamente come chi ha sognato il proprio caro, l'ha visto, l'ha percepito, gli ha detto delle cose che sono vere e che solo, solo lui conosce, solo io conosco, quindi non, posso essere, non può esserci uno sbaglio. E quindi anche il sognatore che ha avuto queste esperienze è un vedanta, ha visto, ha visto che questa cosa esiste. Noi che siamo occidentali, che abbiamo bisogno di una scienza che avvalori queste teorie che non si possono dimostrare, e ha trovato il modo, a partire dagli anni 70, credo, con la fisica quantistica, di spiegare che quando ehm, due particelle, questo è l'entanglement, due particelle che sono state insieme, hanno condiviso degli stimoli, eh, delle, delle, hanno vissuto insieme. Per molto tempo trasportate da un vetrino di qua, un microscopio di là, eccetera, hanno vissuto queste esperienze insieme. Si è visto che quando queste particelle subatomiche, parliamo quindi piccolissime, quando queste particelle vengono spostate molto lontano l'una dall'altra, e viene dato un impulso ad una di queste particelle, l'altra reagisce immediatamente, allo stesso tempo, contemporaneamente. Allo stesso modo, le persone che hanno avuto delle esperienze in comune, quindi esperienze d'amore, parliamo di parenti di figli, genitori, mariti, fidanzati, fratelli, dove c'è un'unione del genere, non si separa mai niente, mai cambia forma, ma la separazione non c'è. La separazione non c'è. Quindi eh, Einstein, per esempio, aveva spiegato questa cosa con la teoria della, della relatività, per cui noi siamo energia, e è qui che esce il bello della cosa, il bello dei sogni. Noi siamo soltanto un corpo fisico, un corpo che mangia, che si muove, che eh, ha delle relazioni, che viaggia, che ragiona, o siamo anche dell'altro o siamo anche energia. Allora mh, viene naturale pensare che noi in questo stato di coscienza, di veglia, siamo più limitati, siamo esseri finiti, finiti. Ma quando noi eh, entriamo in uno stato di coscienza diverso, come può essere la meditazione, come può essere il sogno, allora lì cambia qualcosa, perché nella meditazione cosa si fa? Nella meditazione si cerca di silenziare la mente, si cerca di eh, non avere pensieri inutili, si cerca il vuoto interiore, si cerca di percepire la propria essenza o la trascendenza, quindi la razionalità è lasciata fuori. Ed entriamo in questo modo in una fase molto rilassata in cui la mente si svuota e permette a, ad altre energie di manifestarsi. La stessa cosa accade nel sogno. Quando noi ci addormentiamo, che lo vogliamo o no, noi ci addormentiamo e abbandoniamo tutte le tutti gli affari della giornata, tutti i pensieri perché ci addormentiamo e quindi la nostra energia vaga libera, libera ovunque, quindi può fare qualunque tipo di esperienza, dalle esperienze mistiche, da sogni normali, incontri con i defunti, sogni premonitori e tante altre cose, non, non c'è limite, non c'è limite. Vi ricordo che eh, noi eh, dormire dobbiamo, non possiamo stare senza dormire e non possiamo stare senza sognare, perché moriremo. È una questione fisiologica. Quindi se noi possiamo sognare e attraversare delle porte per fare esperienze diverse, in una forma diversa, eterea, Possiamo incontrare persone che non sono più tra noi fisicamente, le possiamo vedere, ci possiamo parlare. Ha eh, ah, del miracoloso, possiamo fare viaggi, non lo so, andare in Australia, andare a vedere la cima del monte più alto del mondo. In sogno possiamo fare tutto questo. Ma allora, se noi dobbiamo sognare per forza, perché altrimenti moriamo e quando sogniamo abbiamo accesso a queste esperienze che non conosciamo, cose che non abbiamo mai visto, vuol dire, significa, almeno con gioia per me, che noi siamo predisposti ad attraversare questo stato di coscienza e a vederne altri, e a visitare un mondo che non conosciamo c'è una predisposizione nell'essere umano al varcare la soglia del sonno ed avere determinate esperienze. Questo, questa è una premessa che io ho fatto per eh, gli scettici che magari non vogliono eh, credere che sia vero, che possa essere vero, a prescindere dal credo e dalla religione, però effettivamente lo è perché vi assicuro che le testimonianze sono infinite, ce ne sono di tutti i colori. Ci sono delle persone che sognano, che ne so, vi faccio un esempio fra i tanti. Una donna che ha perso il marito che eh, lo vede che le arriva in sogno. Le arriva in sogno e con insistenza gli dice devi cercare un libro. Tra i miei libri. Allora la signora eh, va dallo psicoterapeuta e, e gli dice: Io continuo a sognare mio marito, non so come, come liberarmi di questa cosa, non capisco cosa vuole. Mi dice di cercare un libro, mi dice eh, io ho anche guardato, però non vedo niente. E allora c'è una tecnica quando non troviamo qualcosa. Quindi vi consiglio di annotarla. Quando cerchiamo qualcosa che sappiamo essere lì in giro ma non lo vediamo, è di ehm, osservare in modo sfocato, quindi non focalizzarsi su un libro in particolare o leggere tutti i titoli, ma guardare nell'insieme, come a guardare una stanza senza focalizzarsi sulla sedia, sull'armadio, eccetera, eccetera. La signora ha fatto questo. Su consiglio dello psicoterapeuta, è andata nello studio del marito e si è accorta che da un libro sbucava qualcosa. E questa cosa era una cartellina. Dentro questa cartellina, la signora, che non aveva figli, non aveva avuto figli con questo marito, trova un certificato di nascita e rimane anche eh, abbastanza sconvolta perché questo suo marito aveva avuto questo figlio con un'altra donna. Allora all'inizio lei eh, ci è rimasta un po' male, però il marito continuava a, ad arrivare in sogno. Allora la signora ha preso e è andata a indagare, questo è l'amore, è l'amore che fa questo, ha pensato, ma dentro quel figlio c'è anche mio marito, è sangue del suo sangue, magari anche il suo carattere. Quindi ha preso ed è andata a cercare questo bambino. Ha fatto amicizia con la donna che, ehm, che è la madre del bambino e praticamente se l'è preso a cuore. Quindi si vedevano, si incontravano, questo bambino era rimasto senza padre, però aveva trovato una seconda mamma. E la donna, che non aveva avuto figli con il marito, ha trovato un figlio. A quel punto il marito eh, è, si è presentato alla donna in sogno per l'ultima volta e appariva come un ologramma, un po' sbiadito, eh, un po' trasparente. Ha salutato la donna, l'ha ringraziata e non si è più fatto vedere, non aveva più necessità. Quindi ecco, sono esperienze eh, sbalorditive, però ce ne sono tantissime, tantissime in questo senso. Quindi, non si può negare che c'è questa possibilità di entrare in contatto con i nostri defunti. Ok, un attimo che vedo perché l'argomento è se ci sono domande, casomai dopo, dopo guardo. Allora. La domanda che mi viene posta più spesso è perché io non sogno il mio marito, non sogno il fidanzato, oppure, classica domanda, è la signora che dice, ma mio figlio non viene in sogno da me, va da sua sorella, ma insomma io sono la madre e gli mancherò, perché non viene in sogno da me e va in sogno dalla sorella? Questo fa emergere un aspetto molto significativo riguardo all'elaborazione del lutto. Ci sono dei lutti che sono molto difficili, siamo tutti diversi, quindi ciascuno reagisce a modo suo, in base ai propri vissuti, in base a quello che sente. Quindi lì non si può dire niente, solo il tempo può aiutare queste cose. Però eh, quello che è chiaro è che le persone che si sono identificate nel dolore della perdita e quindi tutta la loro eh, giornata, la loro vita ruota intorno al dolore di questa perdita, eh, impedisce qualunque altra manifestazione di energia. Perché quando noi siamo identificati nel dolore siamo chiusi in un guscio un po' come la tartaruga che ritira le zampe e la testa e non fa passare più niente non vuole più uscire non c'è verso di tirarla fuori se non esce da sola quindi il dolore cambia la frequenza nella persona cambia la vibrazione nella persona per cui è impossibile molto spesso eh, per il caro defunto che vorrebbe comunicare con la mamma in questo caso non, non riesce, non riesce perché la donna è concentrata sul dolore. Eh, ma perché? Eh, ma guarda, va a vedere i suoi vestiti nell'armadio, cerca di mettersi in contatto con gli amici, tanto per avere un po' di eh, come si può dire di consolazione dalle persone che hanno subito la sua stessa perdita, che quindi avevano una, una relazione, sono stati in contatto con questo ragazzo. Il dolore è la causa principale di un contatto mancato. Altre cose possono essere anche eh, le famose parole non dette o il come ci siamo salutati e quindi magari eh, ci sono delle persone, ad esempio, che si rivolgono ai medium perché non riescono ad avere contatto con questo loro caro defunto, allora pensano di eh, rivolgersi a dei medium. I medium cosa fanno? Lo dice la parola stessa, fanno da tramite fra il defunto e il vivente. E ci sono delle occasioni in cui magari una figlia va per cercare un contatto il padre, e si sente dire dalla medium che sì, c'è qui tua mamma e c'è anche tuo papà, però è nascosto, non vuole tanto farsi vedere perché in quel caso eh, c'era un diciamo, non si era comportato tanto bene con la figlia e quindi aveva dei sensi di colpa e perché non è che cambiano le cose eh, quando noi. <ride> Quando noi trapassiamo, noi così come siamo adesso, cioè nel senso come siamo in punto di morte, se in punto di morte siamo arrabbiati, noi la nostra rabbia ce la portiamo di là, quindi eh, anche il senso di colpa ce lo portiamo di là e poi lo elaboriamo. Quindi questa ragazza ha capito che c'era questo senso di colpa, ci ha pensato, ha pensato bene. E ha rivolto delle parole al padre, ha rivolto delle parole, non ti preoccupare, io ho già elaborato tutto, non poteva andare diversamente, quindi non è nemmeno colpa tua, insomma si rimettono a posto le cose. Le cose si rimettono a posto sempre, anche se qualcuno pensa è troppo tardi, se n'è andato, non gli ho potuto dire queste cose. E invece non è vero, perché... Come vi ho detto prima, loro sono sempre qui. E allora, sapendo questo, noi tutte le cose che volevamo dire ai nostri cari le possiamo dire adesso. Possiamo dire sì, è vero, ci sono stati dei malintesi, però tu lo sai come sono io. E effettivamente l'ho fatto perché eccetera eccetera quindi si instaura un dialogo in cui noi ci troviamo a parlare con questa persona anche se non la vediamo e sappiamo che ci sta ascoltando poi magari quando andiamo a dormire e sogniamo troviamo conferma perché questa persona arriva e ci dice delle belle cose o ci dice che ha capito oppure sorride mentre prima era brutta, triste, vecchia perché di solito quando stanno bene i nostri cari hanno un'età sui 30-35 anni sono vestiti bene e belli ci sono anche altri defunti che però arrivano e sono ancora in difficoltà perché come dicevo prima si portano dietro eh, i loro pesi allora è bello accompagnare un defunto, eh, sistemare tutto e lasciarlo andare in pace, in pace lui e in pace anche noi. Ma sappiamo che siamo esseri umani, mutevoli, fra l'altro, e che non è sempre possibile. Però, ripeto, si può fare dopo, si può fare dopo proprio come dicevo prima, si parla con questa persona, si può anche... Eh, attrezzare una specie di rituale, prendere una foto, il profumo di questo nostro defunto. Nel caso di una donna, non lo so, mi viene in mente così nella mia fantasia le sue scarpe preferite, oppure facciamo la torta come abbiamo fatto insieme l'ultima volta. Questo cosa fa? Tira fuori l'amore, perché l'amore è un'altra potentissima, una forza, che cambia il nostro stato di coscienza. L'amore supera i confini, l'amore si espande e modifica le persone e unisce la relazione per sempre. Quindi è meraviglioso, parliamo di amici, di amicizie, parliamo di rapporto madre-figlio, padre-figlio parliamo di una relazione matrimoniale, di un fidanzamento, dove c'è amore non si separa mai niente e quindi è sufficiente tirare fuori queste esperienze che abbiamo avuto in comune, esperienze belle, tipo una bella giornata in cui abbiamo fatto un bel picnic oppure ti ricordi quando abbiamo visto quel film quanto abbiamo riso, mi faceva male la pancia, eccetera? Oppure una mamma può andare in cucina e cucinare il piatto preferito del figlio e dire hai visto? Non ci ho messo, questo me lo dicono i miei, non ci ho messo la panna come al solito perché so che non ti piace, l'ho fatta come piace a te. Guarda, cotta a puntino, tirata fuori al momento giusto quanti complimenti mi facevi eccetera queste sono cose che fanno uscire l'amore che lo vogliamo o meno entriamo in una situazione in cui vibriamo d'amore quanto più noi eh, attiviamo questo amore che abbiamo condiviso e quindi che è eh, sentito da parte nostra, ma che rimbalza come la particella anche dall'altra parte, dalla persona che è in un'altra dimensione, sente la stessa cosa. Quindi il contatto diventa possibile. Queste sono le meraviglie dell'essere energia. Questa è la meraviglia del, del fatto che siamo proprio tutti collegati. Ma quando c'è l'amore, allora lì è tutto possibile. L'amore cambia le cose, cambia, rovescia tutto. E anche in caso di una perdita, l'amore non svanisce, non se ne va, rimane da, da ambo le parti, tutte e due. E quindi quando uno sente, ama e ricorda questa persona, anche l'altra persona ama. Sente questo richiamo. Vuol dire che siamo sulla frequenza, sulla nostra frequenza, fra virgolette, la frequenza della nostra relazione e siamo in contatto. Lì è sufficiente aprirsi, credere, non avere dubbi, perché tanto è così, non, non, non può essere diversamente e tutto poi accade e si verifica. Vediamo se ci sono delle domande va bene io mi sono comunque segnata dei sogni che mi sono stati inviati e eh, poi andrò a leggerli e vedere come ehm, vediamo sì allora Allora, quindi questa, eh, l'amore non interrompe, non separa, la morte non separa, ma dove c'è l'amore rimane il contatto, perché la morte non separa in ogni caso. però ripeto, dove c'è il dolore, dove c'è il senso di colpa, dove ci sono dei sospesi, eh, la cosa diventa difficile, poi se i sensi di colpa sono per la persona che è rimasta in vita. È ancora più difficile, però, secondo me, eh, quello che io consiglio molto spontaneamente è quello proprio di parlare con questa persona quello che non abbiamo detto, quello che è successo, quello che ci ha fatto male. Lo esprimiamo, glielo diciamo sì. Tu mi hai fatto star male, però non importa, io ti perdono, perché adesso che ci penso ci sono anche tante belle cose che mi hai insegnato e senza queste cose io non sarei come sono adesso. E quindi ognuno, per il proprio carattere, insomma, fa questi discorsi, si svuota da questo senso di colpa e magari cambia la relazione per entrambi, sia per il trapassato che per se stesso. Quindi, sì, tutto si può fare, tutto si può fare in, in, in stati di coscienza diversi. Quindi, eh, uno stato di coscienza di veglia è, uno, è una dimensione dove è il nostro trapassato. Quindi, detto questo, eh, ovviamente, noi possiamo eh, avere dei contatti quando sono mh, necessari. Nel senso, ci sono per esempio, come il racconto del sogno che ho detto prima, della signora con il marito, c'era questa urgenza, questo marito voleva far sapere alla donna che c'era una parte di lui eh, da qualche parte e quindi l'ha invitata a cercare questo certificato di nascita. Poi ha fatto, è un atto d'amore che ha fatto anche nei confronti della donna. Quindi una relazione un amore riconciliato sistemato con tutte le sue cose senza più nessun sospeso queste cose si possono sistemare eh, come vedete anche una volta trapassate quindi queste persone si presentano eh, per aiutarci o per dirci qualcosa che a loro ancora pesa poi ci sono anche mh, i casi in cui ehm, ci vengono ad aiutare, per esempio, di solito i nonni fanno questo. Io, l'unica persona defunta che ho visto in sogno era, era mia nonna e voleva darmi una mano. Ma, ehm, Molte volte, questi sogni semplici in cui appare il, il nonno o la nonna che dice: Non ti preoccupare, andrà tutto bene, mh, vengono chiamati in genere eh, sogni di consolazione. Sogni di consolazione. Dove. Mh, Potrebbe essere anche l'inconscio che eh, agisce così perché noi inconsciamente abbiamo bisogno di essere tranquillizzati e quindi eh, creiamo o diamo forma alla consolazione più bella che vorremmo ricevere. Non è detto che sia soltanto una nostra creazione, però quando questi nostri cari ci appaiono in sogno, L'unica cosa che ci dice la verità è la percezione. Quindi, se noi sappiamo che eh, era la nonna, allora era la nonna, punto. Se invece cominciamo a chiedere a Tizio, Caio, alle amiche, eccetera, allora vuol dire che abbiamo il dubbio e non abbiamo la certezza. Quindi è un no. Mi sembra che ci fosse un esempio nel, nei sogni che avete scritto. Eh, sì, sì, il sogno di Elena Mossini che mi scrive: Cara Daniela, mi è capitato più volte di sognare i miei nonni. In particolare ti riporto un sogno che feci 18 anni fa mentre aspettavo il mio primo figlio. Tra l'altro, era proprio il compleanno del mio amatissimo nonno Giacomo, che morì quando avevo solo 7 anni, ma che ricordo ancora tantissimo. Per il bene che ci legava, per le risate che ci facevamo quando ero piccola. Quindi sette anni, però tanto amore, tanto amore, questa forza. Ero in una palude piena d'acqua scura, camminavo scalza e ci finivo dentro fino alla gola, non potevo muovermi, era come fossi finita nelle sabbie mobili. È arrivato mio nonno, mi ha presa per mano, e mi ha detto che non dovevo preoccuparmi di niente perché lui sarebbe stato con me. Sarebbe andato tutto bene. Due giorni dopo, il 25 gennaio, è nato mio figlio, che in teoria aspettavo per il 10 marzo, quindi un mese e mezzo dopo. A parte il grande spavento per un parto precipitoso e prematuro, andò tutto benissimo, proprio come mi aveva detto mio nonno. Dopo questo ep episodio non mi è più successo di sognare lui, ma tutte le persone defunte che mi sono apparse in sogno erano più belle e più felici di come le ricordavo prima, da vivere. Quando, capitano, quando capita, sono sogni che mi lasciano una bella sensazione di serenità al risveglio. Ecco, in questo caso il legame, anche se. Eh, per poco tempo, quindi parliamo di sette anni, ne sono passati, ne sono passati di, di anni eh, dopo quella esperienza, però eh, il fatto di, di questo legame che c'era con il nonno ha fatto venire lui a dire no guarda che va tutto bene e il riscontro poi del parto prematuro e la memoria del nonno che ha detto guarda che andrà tutto bene vuol dire che lui lo sapeva già, non ti preoccupare, andrà tutto a posto. Quindi questi sono sogni secondo me reali in cui interviene proprio l'amore, l'amore in questo caso la persona più cara che ha conosciuto Elena, quindi nel nonno con cui è stata bene, ha riso tanto, eccetera, è venuto a, a, a tranquillizzarla che sarebbe andato tutto bene. Quindi, questi sono incontri, secondo me, che eh, sono reali, sono con le persone reali. Quindi, sì, questo è un esempio. Poi c'è un sogno di Alessandro che dice: Buona serata, ho sognato i miei genitori. L'altra sera con mia mamma eravamo al mare, acqua limpida e colori meravigliosi. Stavamo nuotando verso riva, anche se mia mamma non sa nuotare. Il posto ho percepito tra Calabria e Sicilia, ma l'ambiente era simile a Venezia. Mia sorella invece ha sognato papà e gli ha chiesto cosa fa ora. Papà risponde che lavora con i cavi delle antenne tv. Oggi ho sognato io, papà, eravamo in un negozio e voleva acquistare il migliore amplificatore di segnale. E scrive Alessandro, non riesco ad interpretare, magari vogliono dirci qualcosa. Allora, in questo caso eh, dipende dalla tua percezione, ma eh, il sogno parla di ehm, antenne e di amplificatori di segnale. Quindi se per caso c'è un desiderio o forse c'è anche una necessità da parte loro di comunicare, Credo che sia evidente il messaggio che va aggiustato il segnale, l'amplificatore di segnale e la mh, ricezione del segnale. Quindi l'antenna e l'amplificatore servono a questo. Quindi probabilmente mettendovi, voi fratelli, sulla frequenza, sintonizzandomi sull'amore, sul padre, sulle cose che avete fatto insieme, sul pensarli, eccetera. Forse si riesce a stabilire un contatto, questo secondo me potrebbe essere il suggerimento del sogno, si riesce a stabilire un contatto per cui riuscite a eh, parlarvi, a chiarirvi, magari il nonno ha qualcosa da dire. Ci sono dei sogni, ad esempio, ad esempio dove eh, i defunti avvisavano che c'era del denaro oppure che c'era un contratto di una qualche casa, eccetera, e quindi avevano eh, necessità di mettersi in contatto con i loro eredi per dire che c'era anche questa, questa cosa qua che avevano magari acquistato per loro, una casa, qualcosa, non lo so, succede. Ripeto, sono tantissimi gli esempi di, dei sogni con i defunti, anche molto, molto. Interessanti e curiosi, sì, possono essere, ripeto, di tanti tipi. Adesso eh, ce n'è un altro e poi andiamo avanti. Eh, Nadia Sogna. Buonasera, proprio oggi pomeriggio ho sognato mio nonno e ci siamo abbracciati forte. Abbiamo recitato insieme il Padre Nostro mentre ci abbracciavamo. Lui disse, anche se non hai avuto più il tempo per salutarmi, ora lo faremo per la seconda volta. Così si sblocca il tuo senso di colpa che sentivi inconsciamente dentro. Mi sorrideva e io dissi, nonno, non è un sogno vero, dimmi che è vero, io ci credo. E lui disse, troverai un post dove ti dà conferma. E ora arriva questo post. Sì. Nadia l'ha messo proprio quando è stato messo il post di questa diretta, quindi sì, può essere per sincronicità, ma in questo caso, in questo sogno, il nonno voleva dirti di non farti sensi di colpa se, non lo so, se eri all'estero quando è successo, oppure se non gli hai detto qualcosa, eccetera, eccetera. Quindi lui ti ha tranquillizzato in questo senso, mi sembra proprio anche questa un'esperienza di contatto eh, reale, ma come vi ho detto prima potete costruire voi il vostro contatto sempre partendo dal, dall'amore, cioè ritmo, Ritirando fuori dove non c'è rabbia, dove non c'è tradimento, dove, perché anche il tradimento è una conseguenza di alcune perdite, dove magari una donna giovane si sente tradita, come te ne sei andato, mi hai lasciato qua così, con i bambini e tutto, mi hai abbandonato. Quindi tante sono eh, le reazioni che hanno le persone. Ma dove si riesce a trovare uno spazio dove la rabbia non c'è, dove usciamo dal guscio di dolore, dove vogliamo focalizzarci sull'amore che ha circondato la nostra esperienza insieme, allora lì possiamo programmare un sogno. Possiamo programmare un sogno e chiedere a questo nostro caro defunto se eh, ci viene a dare alcune informazioni o se ci viene a salutare perché non è che possiamo dire fatti vedere eccetera ci vuole un rituale un rituale per cui scriviamo un discorso simbolico oppure parliamo con il nostro caro durante il giorno possiamo fare dei discorsi molto semplici tipo se vieni stasera io ti racconto che cosa ho fatto sapessi tu e poi ho trovato un tuo diario, e ho visto, e ho capito, cioè sono tantissimi discorsi, dovete entrare nella vostra esperienza in comune, quindi come ho detto prima, anche fare la torta, e ogni tanto ricordarvi che stasera lo vedrete quando andate a letto, che arriverà, avrete una conversazione e gli dirai le cose che, non gli hai detto prima, ci sono ad esempio eh, delle esperienze in cui il nostro caro eh, se ne va e noi non ci siamo, noi non abbiamo fatto in tempo, noi però avremmo voluto dire qualcosa a questa persona, oppure una persona se ne va però mh, tanto mh, che sia un genitore, un fratello, cosa magari non eravamo in ottimi rapporti e quindi eh, ci lasciamo così come è stata la nostra relazione. Allora anche lì si può eh, contattare il defunto a livello di amore dal cuore e parlare e sistemare le cose eh, così adesso come stanno le cose, cioè sistemare le cose dove uno è nella realtà di veglia e l'altro è in un'altra dimensione si fa ugualmente esattamente come se ci fosse perché effettivamente quello che accade è solo che noi non li vediamo non li vediamo perché hanno un'altra forma ma sono con noi esattamente come le particelle subatomiche che dicevo prima quindi quante volte succede che pensiamo a un nostro caro e eh, vediamo una nuvola a forma di cuore, un sassolino a forma di cuore, oppure ci cade ai piedi qualcosa che ci ricorda la persona che eh, non c'è più e quindi lo prendiamo come un simbolo della sua presenza. Perché è così, è così che accade, è così che noi creiamo mh, eh, una nuova relazione, una nuova relazione basata sull'energia. Sull'energia dell'amore che, eh, eh, che ci ha creati diversamente, che ci ha cambiati con la sua forza per sempre. E quindi, attraverso questo amore, l'amore della relazione che abbiamo avuto, noi rimaniamo in contatto per sempre. Per sempre. Ok, allora, se ci sono altre domande i messaggi non li vedo quindi quando noi ci troviamo mh, a, a dormire andiamo a dormire con questa mh, con questo intento di sognare il nostro defunto questo di solito accade accade nel giro di due tre giorni ovviamente bisogna mettersi d'impegno di quindi che sia il desiderio principale delle nostre giornate quindi pensare sempre alla nostra persona eh, amata le cose belle che abbiamo fatto insieme a ricordare a guardare foto eh, che ne so leggere lettere ecce, e altre cose e eh, riusciamo a stabilire di nuovo un contatto ovviamente eh, bisogna crederci bisogna abbattere quelle credenze per cui ciò che non si vede non c'è. Perché ormai lo sappiamo molto bene che ci sono tante cose che non vediamo, ma ci sono. Per esempio, non lo so, noi non vediamo un fuoco o qualcosa quando mettiamo una pietanza nel microonde, ma esce fuori che è cotta. Com'è possibile? Si chiamano microonde, non si vedono, o come i raggi ultravioletti che ci abbronzano, ci, ci fanno venire anche le bolle se non ci mettiamo la crema. E stiamo troppo sotto il sole però non si vedono eppure ci sono quindi sì da sfatare questo mito che siccome eh, non c'è niente di fisico allora il fenomeno non esiste e invece esiste come ci sono anche persone che in punto di morte eh, sono le più frequenti che In punto di morte vedono già arrivare i propri cari, c'è chi vede la mamma, la sorella, la zia, non lo so. Arrivano eh, da questi pazienti di solito, magari con malattie molto gravi come tumori allo stadio terminale oppure altre patologie, che sanno benissimo che moriranno prima o dopo. E anche lì le reazioni sono diverse. Ci sono tanti medici che sono stati vicini a queste persone, in questi centri dove ehm, vanno le persone a, a terminare i loro giorni con tutte le cure necessarie, nei modi migliori possibili. Sono tantissime psicologhe, psicologi, terapeuti che vanno ad aiutare queste persone accompagnarle a questo passaggio. Una di queste per esempio era Elisabeth Gubler-Ross che accompagnava questi defunti solo psicologicamente, quindi stava al loro capezzale, si faceva raccontare le loro giornate, li faceva scaricare perché magari raccontavano le loro cose, i loro pesi, eccetera. E anche le raccontavano che eh, vedevano i loro genitori, o il fratello è venuto, mi ha detto che mi aspetta, e quindi sanno che eh, sono, sono, saranno bene accolti e quindi si predispongono bene. Poi ci sono anche persone che rifiutano, rifiutano eh, il fatto che eh, ci possa essere un al di là. Allora lì. È un po' più difficile. C'era una donna, ad esempio, che mh, eh, si sveglia e dice alla psicoterapeuta: Dice: Io ho sognato mia mamma stanotte, non, non, non so perché devo sognare mia mamma. Si vede che non avevano una buona relazione. E, e lei mi, 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 mi voleva prendermi le mani come per dire: eh, si, è, si è messa così, con le mani così. E che cosa vuol dire? gli dice alla, alla dottoressa. E la dottoressa gli fa, cosa vuoi che voglia dire? Che ti aspetta? Che ti accoglie? No, 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 non voglio, io non voglio, io non voglio morire, non voglio più vedere mia mamma, non voglio... Allora con calma la terapeuta gli ha detto, senti facciamo una cosa. Digli a tua mamma, non vuoi morire. Chiedigli come puoi fare, come, com, che cosa puoi fare. E lei ha fatto questo, ha fatto questa domanda alla mamma. La notte l'ha sognata e alla fine se n'è andata serenamente perché sapeva che sarebbe stata accolta da sua mamma. Quindi i sogni in questo caso sono meravigliosi. C'è un motivo per cui dobbiamo sognare per forza, per avere queste opportunità e molte altre. Quindi sì, benvengano i sogni e tutte le esperienze che sono in grado di darci e tutte le guarigioni, tutte le comprensioni, le consapevolezze che sanno tirare fuori. Questo sì. Allora, eh, come si fa, Graziella, a vivere con un senso di colpa, di aver creduto a un medico ignorante che ti ha ordinato eh, una terapia sbagliata e tu sei... Allora, credo di avere già capito. Sono, sono cose che succedono, eh, succedono purtroppo eh, in, tutte, in tutti i settori. Ma ehm, non so che cosa sia successo, ma comunque so che eh, gli eventi non si possono cambiare, e quindi comunque è successo. Se noi, per esempio, adesso aspetta che non vorrei parlare. parlare eh, devo trovare il messaggio. Come si fa a vivere con un senso di colpa di avere creduto ad un medico ignorante che ti ha indicato una terapia sbagliata e tu sei stato causa involontaria di questa sciagura per aver dato la terapia sbagliata? Beh, in questo caso non credo che ci sia un senso di colpa perché se un medico dà una terapia non c'è nessuna colpa al dare fisicamente la terapia al tuo caro perché tu l'hai data pensando che le facesse bene e quindi non ci deve essere un senso di colpa comunque è, accade è accaduto cioè non si può tornare indietro un senso di colpa in, in questa situazione non esiste non ha da esistere perché è come se io eh, comprassi la, la pasta al supermercato vengo a casa la cucino e muoiono tutti perché la pasta, non lo so, aveva dentro qualche veleno. Io come faccio a saperlo? Come faccio a saperlo che cioè, non può esserci un senso di colpa in questo senso? Forse è autocreato. E, e anche questa situazione, comunque sia, non importa, eh, condividila con questa persona che non c'è più. Condividila. E magari questa persona ti viene in sogno e ti dice, ma no, guarda, meno male che è successo così, perché altrimenti, non lo so, sarei morta di enormi, atroci sofferenze adesso, non lo so. Però comunque, dove c'è questo senso di colpa, se si riesce ad aprire una breccia, a, a metterlo un attimo da parte e... Iniziare a parlare con questa persona che non c'è più e sfogarsi con lei e dire guarda io se l'avessi saputo però non lo sapevo io sto molto male per questa cosa magari eh, puoi dirmi qualcosa, puoi... tu sai qualcosa in più magari nelle altre dimensioni capisce e anche sa magari Qual era la condizione del medico che si è sbagliato? Magari il medico aveva dei problemi, lei lo racconta, eccetera, eccetera. Non lo so che cosa può venire fuori. Però sì, parlarne a questa persona può facilitare sicuramente un contatto con lei nel sogno. E quindi magari vi chiarite le cose. Oppure anche in meditazione, perché no, dipende dalle abitudini. Io eh, di solito nelle, nelle meditazioni ho delle esperienze abbastanza significative, dipende dalle abitudini del, che hanno le persone. Io medito tutti i giorni, quindi per me è normale. Però in ogni caso questo senso di colpa che secondo me non ha da esistere, sfogalo, tiralo fuori, parlane con questa persona che non c'è più, che lei lo sa perché voi avevate una relazione. Quindi siete sempre connessi, non siete separati. La persona è soltanto sotto un'altra forma, come dicevamo, più leggera, eh, non percepibile attraverso i nostri cinque sensi, però c'è. E quindi lei è, è qui che ascolta, sa qual è il tuo dolore. Quindi sì, ti consiglio di provare magari in questo modo qua. Ok. Bene, allora se ci sono altre domande fatemele pure, intanto io vedo se ho segnato altri eh, sogni, ho, ho segnato qualcosa. Quindi la chiave, la chiave, secondo me la chiave di tutto è sempre l'amore ed è questo che... Ci permette di eh, oltrepassare le leggi, i confini spazio-temporali, questo sempre è e sempre sarà. E quindi più noi ci focalizziamo su questo desiderio di sognare i defunti, li sogniamo. Quindi la mamma, ad esempio, quando sa, che cap capisce che è chiusa nel suo corpo di dolore e quindi. E il figlio non può venire da lei, ma va dalla sorella che è un po' più in pace e quindi è tranquilla e sa, sa, come, deve fare, sa come deve fare. Mi ricordo questa signora eh, che diceva, eh, va dalla sorella, da me non viene. Addirittura questa signora, eh, questo figlio della signora, è andato dalla sorella a dire, guarda, dia la mamma che deve fare una visita deve fare una visita da un dottore per questa cosa qua. Allora la mamma all'inizio non ci voleva chiedere, l'ha spinta la figlia perché sa che il contatto è reale, perché col fratello insomma c'era una relazione molto stretta. Quindi alla fine la sorella è riuscita a portare questa signora, la mamma, a fare questa visita e ha preso in tempo un tumore al seno che stava iniziando. Quindi se non fosse andata... Si sarebbe, sarebbe cresciuto e sarebbe diventato più grande, quindi questo per dire che l'intento del figlio di contattare la madre era forte, cioè lui voleva parlare con la madre per dirle questa cosa qua. Ma non c'è riuscito, l'ha detto anche alla sorella: Io non riesco con la mamma, non mi fa entrare, diceva, non mi fa entrare perché se sei chiuso. Chiuso da tutto questo dolore non è possibile. Questa è l'unica cosa che ferma, che ferma il contatto con i defunti. Un'altra cosa potrebbe essere ehm, anche il fatto che davvero, non vogliamo davvero entrare in contatto con questo defunto perché magari ci sono dei sospesi perché adesso. Quando noi pensiamo adesso che è morto lo saprà che io questa cosa l'ho fatta per dispetto quando eravamo bambini eccetera quindi ci facciamo magari dei sensi di colpa che anche non hanno più motivo di essere e quindi queste cose se noi le diciamo le diciamo proprio al defunto possiamo anche se ci fa sembrare la cosa più realistica andare al, al cimitero a parlare eh, davanti alla sua lapide fare questi discorsi, se questo ci aiuta possiamo farlo come vogliamo, l'importante è che rimanga il contatto d'amore che c'era tra noi, quindi le cose belle, le cose che ci hanno unito come Nadia, che scrive, scusate, come Elena che scriveva abbiamo riso tanto con mio nonno. E allora pensiamo a quelle cose belle, quelle cose che ci hanno eh, cambiati, che ci hanno impresso per sempre eh, l'amore che abbiamo l'uno per l'altro, e, e sì, e così si riesce ad entrare in contatto con tutte le persone che non ci sono più. Vediamo questo messaggio. Le cose che dicono i defunti nelle calani, canalizzazioni si avverano? Dipende. Eh, allora, discorso delle canalizzazioni, non lo so. Allora, canalizzazioni credo che siano delle informazioni che riceviamo dai defunti lì dipende dalle informazioni. Ora io non posso generalizzare e dire eh, tutto quello che dicono i defunti sia vero perché anche i nostri sogni, facciamo dei sogni premonitori dove siamo certi che accadrà qualcosa e poi non accade quindi non è così semplice, è tutto un discorso di percezione e anche con la percezione non è detto che questa sciagura debba arrivare o non è detto ci sia una malattia come nel caso che ho citato prima il figlio ha detto alla madre vai a farti una visita la madre poteva andare come no poteva esserci come no un problema però in generale è meglio è meglio ascoltarle Su, sulle canalizzazioni poi bisognerebbe parlare molto più nello specifico e vedere eh, tutte le dinamiche cioè cosa dice il defunto e com'è il vissuto della persona che riceve questo messaggio? Questo, questo sì, allora Minni forse è salito il mio sogno. Io ho sognato la mia mamma, che è nata il 15 e morta il 15, che mi faceva notare il numero 15. Io non capisco se voleva dirmi qualcosa. Allora, eh, se la mamma ti fa notare il numero 15, allora se fossi io, io faccio così. Prova a pensare cosa significa il 15 per me. Per me il 15 eh, non significa niente. Però, se magari eh, il 15 ti sei sposata, allora magari potrebbe avere a che fare col marito. O se a 15 anni ti è successo qualcosa, magari può riferirsi a quello. O insomma, nei tuoi vissuti devi cercare il numero 15, oppure andare ad analizzare a livello di numerologia che cosa significa il 15. Se proprio senti che questo è un messaggio, allora devi andare a vedere, indagare a livello di numerologia, a livello esoterico che cosa rappresenta il 15 o quali sono le date che eh, sono importanti nella tua vita con il numero 15 questo è quello che mi sento di dire allora Fabiola io ho perso mio marito da poco e stanotte l'ho sognato mi ha fatto la proposta di matrimonio fissando la data per settembre si è inginocchiato e mi ha regalato l'anello è stato bellissimo che bello sì sì, è l'amore, l'amore che rimane, il contatto che rimane. E lì, già che è venuto, puoi anche eh, dare per scontato che tanto lo rivedi nel sogno e eh, preimpostare nella tua mente delle domande che gli farai. Queste cose funzionano meglio se ce le scriviamo, se ogni tanto ci ricordiamo durante la giornata che dobbiamo fargli quella domanda. Perché altrimenti, quando poi ci addormentiamo, ci svegliamo e diciamo: Madonna, l'ho sognato e mi sono dimenticata di fargli quella domanda, e adesso devo aspettare domani. Allora, l'unico modo è un po' come per il sogno lucido: sono i test di realtà e quindi di chiederti se stai sognando. Allora, eh, ti, ti sforzi il più possibile durante la giornata di ricordare che devi fargli questa domanda. Quindi ah sì, aspetta, io devo fare questa domanda a mio marito. Eh, ogni non lo so, mezz'ora, ogni due ore, ogni, ognuno per come va meglio e per come si conosce. Sì, più ci si focalizza su un intento che vogliamo vedere realizzato nel sogno, più l'inconscio si abitua a questa domanda. Ti sei fatta questa domanda o questo discorso tutto il giorno, il discorso lo farai anche di notte perché sei stata occupata tutto il giorno con questo. Siccome il sogno di solito parla della giornata appena trascorsa, ovviamente deve venire fuori anche il fatto di ricordarsi di fare la domanda al marito. È automatico, questo sì. Questo sì. Allora, Ilaria, come faccio a capire? Se i sogni sono reali o se sono dovuti a tanta nostalgia, questo lo sai, eh, lo sa la persona, lo sente. Eh, può tentare di illudersi che sia reale se non lo è, eh, però lo sa che non lo è. Quando è reale il contatto con un defunto, allora c'è l'amore, la sensazione come nei messaggi che abbiamo letto, la sensazione di amore. Eh, mi sono svegliata. Piena di energia, sorridente, eccetera. È la nostra emozione che ce lo dice se erano loro. Perché li sentiamo, li sentiamo a livello del cuore. Quindi, sì, non lo può dire qualcun altro. Non lo può dire qualcun altro. Allora, che significato ha ah, ricevere dalla mamma defunta in sogno? delle calze gambaletto da donna usate tutto in una chiesa. Ma allora, questo è un, un sogno che vuole dirti qualcosa. Eh, le, le calze di solito rappresentano la relazione perché eh, i calzini sono separati, cioè è un capo di abbigliamento un po' come anche i guanti, ma i calzini sono l'esempio simbolico di questo nel sogno i calzini vanno insieme possiamo perderne uno non mettiamo nemmeno l'altro e quindi si parla di relazione relazione gambaletti usati non lo so non lo so comunque sì i calzini sono la coppia sono la coppia perché non sogno mai mia figlia ecco eh, patrizia l'ho detto prima eh, il, il fatto è che Potrebbe essere il dolore, l'identificazione il, il, col dolore. Io non posso nemmeno immaginare cosa può provare una mamma quando ha perso un figlio. Quindi io posso solo riportare l'esperienza. Il dolore è enorme, enorme. E per una madre, secondo me, anche dei sensi di colpa, anche se non ha motivo di averne, se li fa. Perché la donna deve preservare. Curare, avere cura, amare i figli e se li perde è colpa sua. E quindi sì, forse è questo. Allora, se magari ti riguardi eh, questa puntata indifferita, io ho, ho spiegato mh, che trovando, cercando e trovando dei momenti, degli spazi in mezzo a tutto questo dolore, si può far entrare l'amore che. Eh, che ci ha unito quindi pensare a questa figlia eh, alle belle cose non alla tua sofferenza o a quello che non hai fatto o non sono riuscita a salvarti eccetera non a quelle cose lì solo alle cose belle alle cose belle che facevi con tua figlia e quindi sintonizzarti sull'amore che vi ha legato che ha fatto in modo che siate inseparabili anche dalla morte e quindi focalizzandoti su su questo amore dovresti riuscire a um, svegliare anche la, la frequenza d'amore sua, che, che risponda, che entri in contatto per, per affinità. Sì, e se siamo invece chiusi nel dolore, nel senso di colpa, questo non, non è possibile: è difficile. No, non è possibile: è difficile. Nei sogni di Cerina. Uh, mio marito mi sorride sempre ma non parla mai perché ecco chiediglielo anche durante il giorno perché vieni in sogno e non mi dici mai niente raccontami qualcosa come quella volta quando abbiamo parlato di quella cosa hai riso tanto sì questo funziona funziona nella maggior parte dei casi solo che Spesso le persone dicono ma no, ma mi sento stupida a parlare da sola, eccetera, eccetera. Ecco, queste sono cose magari da mettere da parte e provarci comunque e crederci, sì, e crederci. Va bene. Allora, io vi ringrazio per essere stati con noi e ci vediamo alla prossima puntata. Se avete delle domande potete anche... Me li scriverle sotto al post oppure vado a vedere. Io eh, non riesco a leggere bene tutti i messaggi. Per quello, io mi faccio lasciare prima i sogni, così poi eh, ce li ho sotto mano, me li stampo e quindi posso darvi le risposte. Qui così faccio un po' fatica, perché, come diceva la signora di prima, poi scorrono in alto e non li vedo più. Va bene. Allora, spero di esservi stata d'aiuto, che sia stato interessante e, e ci vediamo la prossima volta. Grazie mille a tutti, grazie Anna, Enrico e una buona serata. Ciao!